Senatore, vuole un caffè? Dopo. Svegliati! Eluana Englaro è Udine Portese, alla sua partenza da Lecco. Crisi economica, Berlusconi annuncia il piano, settore auto, picco. Hillary al fianco di Obama, la Clinton ha giurato il segretario di Stato. Cosa fate? Croce rossa, dovete salvare le nostre Lasciatemi! Le immagini che state vedendo, apertura di Sky TG24 mattina, dedicate all'ultimo viaggio di Eluana Englaro, quella che avete visto è la partenza da Lecco verso Udine, l'ultimo viaggio della donna in stato di coma vegetativo da 17 anni, avete visto? Una delle polemiche più feroci in questi giorni è quanto soffrirà e se soffrirà Eluana. Eluana non soffrirà perché Eluana è morta 17 anni fa. Signora, preghiamo. Signore, impedisci che la nostra sorella Eluana sia spenta la vita. Solo Dio può sceglierlo, e mai gli uomini. Cantiamo insieme il Salve Regina, chiedendo a Dio che illumini la mente e il cuore di coloro che in questi giorni devono prendere gravi decisioni. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Alegramus, exules tibi ebe, ate suspiramus, sedente semprendes, in ambra crimine. Ladra, ladra! Ladra, ladra! Ladra! Ieri sera un'ambulanza ha portato via Eluana dalla clinica di Lecco dove è stata 15 anni accudita da voi, sore misericordine. Lasciatecela viva, perché noi la sentiamo viva, avete chiesto in questi anni, in questi mesi. Abbiamo sempre sperato e continuiamo a sperare che davvero Eluana possa ancora vivere, perché Eluana vive e penso che nessuno abbia il diritto di spegnere una vita. Vive di vita sua, respira con i suoi polmoni. È assurdo che si debba intervenire per togliere la vita a una persona. Difficile mettersi nei panni degli altri. Io mi sono messo nei miei panni di padre. Se uno dei miei figli fosse lì vivo, anche con un bel aspetto, mi dicono, con delle funzioni come il ciclo mestruale attivo, con la capacità di svegliarsi e di passare dal sonno ad essere sveglio, con un cervello che dà ancora segnali elettrici, io francamente non me la sentirei proprio di dire non sarà possibile che questo cambi, anche perché le statistiche che non conoscevo ma che ho visto in questi giorni mi dicono che circa il 50% nei casi di stato vegetativo che ritornano poi alla normalità. Dopo lo scontro tra il capo dello Stato e il Presidente del Consiglio consumatosi nelle ultime ore, come delle condizioni di mia figlia, sentiamo il racconto dell'inviato da... Pronto? Sì, il senatore Beffardi. Glielo passo subito. Un comunicato. Da chi? Non l'ho chiesto, papà. Senatore. Ah, grazie. Pronto? Ciao, Luigi. Non sei ancora a Roma? No. Sono 4 giorni che ti cerco. Perché ti nascondi? Non mi nascondo.
E allora cosa aspetti? Che devo fare a Roma? Ma come che devi fare? Votare. Domani tutti a Roma, è un ordine del presidente, non puoi mancare. Beh, ciao. Parti? Sì. Vai, Udi? Sì. E che fai sulla porta? Vai a Roma? Sì, credo di sì. Come voterai? Non so. Come non lo sai? È una questione di vita o di morte. Senti, Maria, non ho voglia di discutere. Tanto tu non convincerai me e non convincerò te. C'è nebbia, è tardi. Non potete partire domani? Mi stanno aspettando, papà. Ti accompagno. Ti servono soldi? Ciao. Se il capo dello Stato, caricandosi questa responsabilità nei confronti di una vita, perseverasse nella sua decisione di non firmare la presentazione al Parlamento di questo decreto legge, noi inviteremo immediatamente il Parlamento a riunirsi ad Ocuras e ad approvare pochissimo tempo. Buongiorno. Due caffè. Potrei avere un bicchiere d'acqua, per favore? Per Luana la prendiamo qui o alla quiete? Sì, prendiamola qui, siamo arrivati, no? Qui. Abbiamo pensato di prenderla qui l'acqua. Che dici? Non ci conviene, prendiamo una testa. Te la togli l'acqua! Ma che fa? Ma sei pazzo! Vai fuori! Scusami, scusa. È mio fratello, mi scuso per lui, scusami. Vai fuori. Lasciami stare. Perché ci hai tirato l'acqua? Perché ci hai tirato l'acqua? Lasciami andare. No, non sono fatti, sono anche fatti miei. Perché ci hai tirato l'acqua? Datti una calmata. Non ti permettere, zio. Tu mi avevi fatto una promessa. Adesso si torna a casa, va bene? Maria, il cellulare. Pronto? Maria. Pronto, papà. Mi senti? Sì, ti sento. Sto andando a Roma, ti devo parlare. Niente. Sì. Che c'è? Dove sei? Dove siamo? Papà, ti richiamo. Ma che ha scritto? Un numero. Ma che è successo?
4 a 1 che non passa la notte. Cosa? 5 a 1 si arriva domani? Chi? Eluana, guarda che è un'occasione. Ma non rompere. 3-20 Rai. Pensaci, eh? Ciao, Pallido. Salve. Illustrissimo professore. Come stai? 5 a 1 per oggi, 4 a 1 per te. Ci siamo? Mamma mia, quanto... Vediamo. Ciao. Ciao. Mi offri la colazione? Se muore stanotte, di più non ti posso dare. Ma chi era? Ma se scommette che arriva domani, mi rovino. La metto 6 a 1. Stia. Vorrebbe un attacco per la mamma. Ho insistito molto. Vorrebbe? Mi chiama Aranciata. Giulia, puoi finire tu? Signora, noi ci conosciamo bene. Quante volte ho ricoverato e dimesso suo anni? È inutile, non serve a niente. Avevo capito che la volevi uccidere. E ridi? Vuoi uccidere mia madre? Signora, perché mi dà del tu? Per non ricoverarla. L'ammazzano. Io voglio sapere chi vi ha dato l'ordine. Il direttore? Ma chi sei? Un medico o un capostazione? È un vigile urbano, eh. No, non sono un vigile urbano, ma cosa le rispondo a fare? Io vorrei sapere. Non c'è! Prego. Che succede? Lo stava spaccando tutto, stava a fare un casino. Cercava di rubare il metadone. Lasciatela, non vedete che sta male. Chiamate il chirurgo, subito! Chiama il chirurgo! Sì, pronto? Pronto sono io, quella dell'acqua. L'autogrill. Ti ricordi? Tuo fratello, il lanciatore d'acqua. Ah, sì. Ti sto guardando. Io non ti vedo, dove sei? Sono proprio davanti a te. Qui. Davanti. Qui. Adesso ti vedo. Come sta tuo fratello? Si è calmato? Sì, per il momento sì. Scusa, ti devo lasciare. Ho ancora il tuo fazzoletto. Cristo si libera. Tempo.
guardato. Non sei Gesù Cristo. Eluana è Gesù Cristo perché sta sulla croce da 17 anni per colpa vostra. Liberatela! Lasciatela andare in paradiso visto che ci credete. Oh. Perché non volete liberarla? Libertà! Buono. Anna, dove è la ragazza di oggi? Nella 115. Il capo dello Stato, nessuno ha il monopolio del dolore, i cittadini. Che esame stai preparando? Neurochirurgia. Vai, resto io. No, non faccio due passi. E dove vai? Non lo so, magari vi raggiungo dopo. Hai bisogno di svagarti, hai capito? Vuoi compagnia? E tu dici, sei pazzo. Venduto! Io non sono venduto. Sei un socialista! E lo sono ancora! E falli, ti sei convertito anche tu! Non lasciati parlare, non conterò niente. Ciao. Non si tocca! Buonasera, signore. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Ciao. Ciao. Befardi! Ho perso te, non posso perdere anche lei, Emma. Capisci? Io devo parlare a Maria. Ho promesso di mantenere il segreto, ma insomma non è il segreto di Fatima. Non posso perdere Maria. Sarebbe una sofferenza ingiusta, insopportabile. La politica non è che mi fa schifo, ma in questo momento non me ne importa niente. Giuliano. Ma parli da solo? Ma che facevi, pregavi? Abbiamo viaggiato insieme stamattina, non mi hai neanche visto. Scusa, non ti ho visto perché cercavo di parlare con mia figlia. 10 volte che la chiamo non mi risponde. La conosci, Maria? La chiamo io se vuoi. No, non mi risponde. Non mi risponde apposta. Non accetta la mia libertà di coscienza. Non accetta che io possa scegliere liberamente, poi partito. Allora voti contro. Non lo so. Ma come non lo sai? Non dovete votare domani. Ti ci metti pure tu? Sei come mia figlia. Torniamo nella normalità. Ma veramente non ti ho visto stamattina? No, mi hai visto. Incredibile. Più forte! Piena di grazia, Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore. Più forte! Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Più forte! Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Sono Roberto. Sì, lo so. Ma tu come ti chiami? Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. No, scusa, è che sento... Dite Rosario? Sì. Dove sei? In questura. Mio fratello ha continuato a fare il pazzo, lo hanno denunciato per oltraggio e resistenza pubblica ufficiale. E ora? Dobbiamo aspettare il magistrato. E quando arriva? Scusa, ti devo lasciare. Volevo avvisare? No. Bene, non avevo grande. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Giuseppe? Sì. Agoni per Francesco? Sì. Albergati Filippo? Sì. Un cosino Andrea? Sì. Giuliano, vieni. Bene, grazie. Ciao. Come sta andando, pensi? Ecco la signorina, mischiamoci. Come sta qua? Ecco. Professore, io non sto bene. Ne neanche io. Il carico vino? Sì. Il Fabio Giuliani? Sì. Bertoni Maria Teresa? Sì. Viasucci Giulio? Sì. Allora forse si potrebbe agire. Boscolo Martino? Sì. Bossari Stefano? Sì, sì. Bottini Silvia? Sì. Maroso Saverio? Sì. 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 Buonasera. Buonasera, dica. Cerco un ragazzo, l'hanno fermato. È italiano? Sì. Come si chiama? Non lo so. Ma come non lo sa? È un ragazzo magro, con gli occhi molto grandi e ha dei capelli a caschetto. Favorisca un documento. E al terzo piano, prendo l'ascensore. Ciao. Ciao. Ti dispiace che sono venuta? No, al contrario. Maria. Roberto. E tuo fratello come sta? Si è calmato, mi hanno detto di aspettare qui. Ma voi avete un avvocato? Sì, sì, sta arrivando con mia madre. E lui dov'è? È in una stanza qui, nel corridoio. Dov'è che vai? Che è strano tuo fratello. Sì. Io non posso mai lasciarlo solo. E vostra madre? Mia madre ha un problema in più. Non lo devi dire mai. Roberto. Come sta tuo fratello? Sta bene, sta bene. Davvero? Sì, sì, sì. Grazie avvocato. Prego, Roberto. No, ma davvero? Ho detto di sì. Vi accompagno al dottor Pegliosi. Avanti. Dimmi. Professore, io non sono nessuno.
Su, dai, non esageriamo. Sei un deputato della Repubblica. Ci sarà un motivo. Prima o dopo dobbiamo morire tutti, caro. La vita è una condanna a morte e non c'è tempo da perdere. Questa è la verità. Insomma, come ti senti? Male. Mi sento una nullità. Questa mattina... Hai attacchi di panico? Ti senti soffocare? Ti metti le mani alla gola? Ti sembra di precipitare? Mi viene una gran voglia di piangere improvvisa. Ecco, ti consiglio questo. Xanadu. No, che dico? Serenes. Ne prendi una capsula ogni mattina dopo colazione. Hm? Te lo scrivo. Tu da dove vieni? Da Codroipo. Codroipo è un paese con molte caserme. Ma no, una volta ce n'erano mio padre. Allora, questa tu la dai al medico di turno e così ti fai fare la ricetta e domani cominci subito. Poi veramente la ringrazio per la sua sensibilità e soprattutto per la sua disponibilità da arrivarvi a domenica. Sì, figurati. Grazie ancora. Arrivederci. Nuovamente. Salve. Mi si è messo con la suora. Mamma, Roberto si è convertito. Chi è? È un'amica. Buonasera. Buonasera. Vieni con noi? No, io devo ancora pagare l'albergo. Ci vediamo a casa. E tu vai con mamma. Sì, sì, vabbè. È più prudente. Parti domattina. Andiamo. Questa ti incastra. Usa il preservativo. Ma basta. Arrivederci, Roberto. Buonasera. Arrivederci. Scusi, mi dà la 79, per favore. Grazie. E la signorina? Avrei bisogno di un documento, è obbligatorio. Grazie. Una firma qui e una qui. Suo fratello? È già partito. Buonanotte. Buonanotte. Vuole la sveglia? No, grazie.
Devi parlarmi? Siediti. Ma se io non votassi con la maggioranza, per una forma di coerenza con le mie idee, che poi sono anche le tue, le conosci, che cosa mi potrebbe succedere? Devi stare tranquillo. Non si farà in tempo. Ammesso che la legge passi in Senato, dovrà andare alla Camera. Il Napolitano, probabilmente, potrà fare delle modifiche, dare dei suggerimenti. A questo punto, Eluana sarà già bella e morta. E allora perché devi metterti in cattiva luce col Presidente? Io ti lascio nella lista. Se io la penso in un modo, perché devo votare in un altro? Perché? Te lo spiego io perché. Hai scelto di stare in un certo partito che ti ha fatto eleggere. Non dimenticare che grazie a questo partito, al suo presidente, se siamo stati assolti. Eravamo innocenti. Dopo, ma prima, ci hanno messo in galera. E i giornali e la televisione ci hanno sputtanato senza avere uno straccio di prova. I nostri compagni non hanno mosso un dito per noi. E tu lo vuoi abbandonare proprio adesso? Che è necessario stare tutti uniti? No, no, no. Guarda che per me, scusami, ma non c'è discussione. Luigi, io mi dimetto. Non mi credi? È una cretineria, un suicidio. Lo dico per la tua carriera politica, per la tua immagine. Mi avete rotto il cazzo con l'immagine. Ma che significa? Una parola completamente priva di significato. È la disciplina di partito, poi. Mi ha rotto le palle. Io non voglio più obbedire a nessuno. È chiaro? Tu non ragioni. Non ragiono. Non ragiono. Non dormi. Qualche volta dormo con mio fratello. E lui durante la notte comincia a parlare, a gridare. Io allora devo svegliarlo piano piano perché sennò diventa violento. Ma perché è sempre così arrabbiato? Questo è solo arrabbiato. È che lui alterna. Adesso sta vivendo una fase di esaltazione, va a cicli. Hai paura?
paura che ritorni. Io non ho paura. Sì, scusa. Mi sono espressa male, volevo dire, hai paura per lui. Voglio stare sempre con te. Sempre, sempre, sempre. Sono pazza di te. Non voglio lasciarti più. Stai tranquillo, vado via. Adesso vado via. Hai capito? Me ne vado, me ne vado. Che fai? Sei di guardia? No. Ma vattene a casa, che stai a fare qua? Non mi va. Chi ci rimane a fare? Voglio aspettare che si risvegli. Lei. Vuoi salvarla, eh? Ti faccio un pronostico. Lei camperà ancora 10 anni rompendo i coglioni a tutti. Ma qui non c'è nessuno che la viene a prendere. No, per ora no. Un tossico. Anche se smette di farsi, rimane sempre un tossico. Mettitelo bene in testa. Ciao. Ciao. Domani mattina alle 115 in dimissione, chiaro? Va bene, professore. Buonanotte. Che fai? Ho fatto un macello. Le mie amiche giustamente sono furiose. Te ne vai? Sì. Non lo farei mica per mio fratello. No, no, devo andare assolutamente. Ricordati il documento. Sì. Poi ci rivediamo prima che parti. Ma io non parto, resto anche stanotte. Accendi il cellulare. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Comment l'avez-vous trouvé? Priez et espérez. Merci. Vous prenez du sucre? Non, non. Du lait? Non, non. N'en prenez pas? Non, merci. Federico va venir voir Rosa? Oui, oui, avec son père. Son garçon sont très sensibles. Mmh. Il est affectueux, puis il a du caractère, ce qui est chose la plus importante. Lui aussi, il veut faire l'acteur. Ah. C'est son père qui me l'a dit. C'est une malédiction. Bon, je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Vous savez, il y a beaucoup d'acteurs, la plupart même, qui sont de très bons catholiques. Mais vous pleurez. Je hais les larmes. Et la haine est un péché mortel, non? Je suis désespérée. Et ça aussi, c'est un péché. Encore plus grave. Je voudrais être une sainte.
Je peux pas espérer que Rosa se réveille si j'ai pas cette innocence. J'ai pas la foi. Je crois pas assez. Je joue toujours, encore. Buvez, il va être froid, votre café. Ne vous fâchez pas, mais vous feriez une Notre-Dame de cette douleur extraordinaire. Et voilà la preuve. J'ai même réussi à vous convaincre en faisant l'exalter, à vous piéger. Maintenant, vous me proposez le rôle de la Vierge. Tout ce que je veux, c'est que Rosa se réveille. Va bene, la possiamo dimettere? Va bene. Che fate? La signorina può tornare a casa. Non vedi che ancora sedata? C'è un ordine di dimissione del professore, io semplicemente eseguo. Finché non si sveglia, non può uscire con le sue gambe, non si muove di qui. Mi assumo io la responsabilità. Va bene. Può cambiare le lenzuola? Sì. Buongiorno. 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 Non avete bagaglio? No, no, ripartiamo stasera. Freddo, eh? Sì. Febbraio. Vuole darmi il cappotto? Sì. La signora scende subito. Grazie. Ma chi è che suona? Non lo so. Che fai? Mamma. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Rosa vi aspetta. Oggi è in bel colorito. Andiamo. Non hai freddo? No. Ma chi è che suona? Bruno, un amico del conservatorio. Signora. Mamma, questo è per Rosa. Oh, grazie. Wow, sono belli. Mettileli tu. Adesso stai un po' con tua sorella. Fai una bella chiacchierata. È importante. E sii spontaneo. Basta una sola parola per risvegliarla. La parola. Non c'è tempo da perdere. Ma subito? Che vuoi aspettare? Va bene, mamma, ci provo. Ma devo essere solo. Nessuno? Sì, certo. E poi, mamma, dopo
Posso farti sentire la poesia che ho preparato per l'esame all'Accademia? Il pianto della Madonna di Jacopone da Todi. Mamma, adesso vai a parlarle. Rosa. Dove sei? Entra nei miei sogni, sorellina. Ti prego. E dimmi se è giusto che la mamma debba rinunciare alla sua vita. La mamma è una grande attrice. La sua rinuncia mi ha lasciato solo. Papà non ha lo stesso peso. Sì, è un buon attore, ma non è paragonabile a mamma. Ed io mi ero immaginato, sono sincero, di cominciare all'accademia dopo il diploma. O anche senza diploma. Di incominciare con lei, farmi le ossa con lei. A volte una sua parola, un suo sguardo. Mi illuminano su un personaggio più di tante chiacchiere dei professori. Tu dovresti chiedere direttamente a Dio di fare il miracolo di svegliarti o di convincere mamma a lasciarti in pace, di morire, comandarglielo! Io una volta mi sono inventato che in sogno mi avevi supplicato di convincerla a tornare al teatro per il suo pubblico, che l'adora, di ricordarle la parabola dei talenti, che è peccato mortale sprecarli. Lei ha pianto. Mi ha creduto. E poi ha fatto come sempre di testa sua. Resto qui. Faccio compagnia a Rosa. A toi, je ne te le demande pas. Je reviens dans une heure. Rosa n'a besoin de rien, elle est tranquille. Senti, pensavo. Se Rosa non ha nessuna possibilità di risvegliarsi, ma perché non fa ricoverare la mamma in una clinica psichiatrica? Intanto separarle. Che dici? Rinchiuderebbero me. La mamma si sta suicidando! Non è un delitto lasciare che si uccida. Silenzio. E scuoti la testa. Se non ne parlo non è per paura, ma perché è un problema che è stato discusso con tua madre 1000, 2000, 3000 volte in passato, restando sempre sulle stesse posizioni. Lontanissimo, inconciliabile. Perché non le dici che è un'altra donna? Che c'entra adesso questo? Tu passi sempre di palo in frasca. Perché non sei innamorato? Questa è la tua tragedia. Tu, l'amore, la passione assoluta, non sai neanche dove sia di casa. Hai paura di tutto. Anche io ho paura, però almeno sono incazzato. Tu hai solo paura. E vorresti che qualcun altro ti risolvesse il problema. Troppo comodo. No, no, non lo penso affatto. Ma se appena arrivi non vedi l'ora di scappar via. Sai che ti dico, ma non venire. Ma credi che mamma non se ne accorga? Guarda che non sei un grande attore. Perché adesso mi offendi in questo modo così gratuito? Io sono ancora innamorato di tua madre. Ma lei del mio amore non sa più che farsene. Non c'è posto per me. Guarda che è difficile fare il marito di una santa, anche se fossi più grande attore del mondo. Che non sei. Ho
Oggi è il compleanno di Rosa. Per questo vi propongo di ascoltare questo racconto del Vangelo, che sarà letto da Maria, che rappresenta per noi la speranza. Stava ancora parlando, quando, da casa del capo sinagoga, vengono a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Gesù dice al capo sinagoga: «Rassicurati, soltanto abbi fede». Clamore e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Non è morta. E la prende per mano, dicendole: dormi. Talita cum, che si traduce: fanciulla, dico a te, alzati. All'istante la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Facendo. Come si fa? Levati, levati! Non l'avrebbe scoperto nessuno. E allora? Mamma sarebbe libera. Ma che cazzo dici? Ma tu che cazzo dici? Ma sei pazzo? Tu devi rispettare la volontà di tua madre. Puoi non condividerla, ma la devi rispettare, altrimenti te ne vai. Dove? A casa! Te ne resti a casa! Non ti obbliga nessuno a venire! Ma tu non puoi imporre agli altri quello che pensi sia giusto! È chiaro? Questa è violenza! Violenza pura! Ma non capisci che tua madre ormai non saprebbe vivere diversamente? Della libertà che per me e per te è così importante, a lei non interessa più niente! Lascia! Lascia! Federico? Era qui fino a un momento fa. Sì, l'ho visto. Molto affezionata a Rosa. Farebbe di tutto per risvegliarla. Lo so. Cambiate la posizione. Non farlo più. Non farlo più. Buonasera. Gesù, medico dei nostri corpi e delle nostre... Senta, se ne può andare, per favore. Scusi. Ma ancora non si è svegliata? No. Ah.
Tu sei uno psichiatra? Sì. Uno psichiatra che dà le medicine. I malati di mente sono di una noia mortale, mortale in senso letterale, ti deve difendere. Se ti scusa, ma tu parli anche dei malati di mente che sono in Parlamento. Sì. Il popolo che dovrebbero rappresentare l'insulta, gli dà del ladro, del parassita. In realtà sono degli infelici, disperati. E non tutti rubano. Si devono nascondere, ma dove? Non hanno un collegio, non hanno un rifugio. Sembrano dei ricercati. O vagano per il centro, li vedono. Insomma, io non sono ricercato, ma anche a me capita di vagare per il centro, magari accelerare il passo se incontro qualcuno con cui non voglio, insomma, fingere di correre un appuntamento importantissimo e telefonare al cellulare, senza parlare con nessuno. Come non è ragionevole. Sei del tutto inutile, non parlo per te. Torna a casa, riprendi la tua attività, la tua professione, ma che... La televisione non li chiama, questo è il dramma. La televisione è una cura tampone, non è risolutiva, ma è un bel sollievo, ti fa sentire importante, anche se non conti un cazzo. Davanti alla telecamera senti di far parte della compagnia, sì, un caratterista, ma non una comparsa, è ben diverso. Tu non sei nel giro, non ti vedo mai in televisione. No, non l'ho mai cercata. Ma appartiene, non... Non è nel mio carattere, non ci vado. E se non li chiamano mai, o non li chiamano più, possono cadere in una depressione terribile e pericolosa. Ma esiste una cura per questa depressione? Sei nei guai anche tu? No. Oddio, no. Non credo. Me l'hai chiesto. Senti, io lascio, mi dimetto. Non ha senso che rimanga. Attento. Sei alla prima legislatura. Lo so. Ti perdi la pensione. Non me ne importa niente. Non sono d'accordo su niente. Questa legge è una vergogna, un'assurdità. Non si governa senza il Vaticano. Senti, anche il Papa, quello di prima, è storia. Ha detto lasciatemi tornare alla casa del padre. È una battuta. È tutta da interpretare. Ma che c'è da interpretare? Non c'è niente da interpretare. Comunque, io questa legge non la voto. Ti metti contro il presidente? Sì. Allora non venire. Fai finta di niente, scompari. Datti malato. Nessuno se ne accorgerà. No. Io voto contro la legge e faccio una dichiarazione. Sì, sì. Io intanto ti consiglio un farmaco leggero, un equilibratore. Colleghi, per cortesia, un attimo di attenzione. Ciao. Do lettura del calendario dei lavori. All'ordine del giorno della seduta odierna è stato posto il disegno di legge numero 1369, recante disposizioni in materia di alimentazione e idratazione. Oh mamma, non è venuta. Mortal me da feruta. Dal tuo planier mi stuta. Che il veio s'ha afferrato. Figlio, che omai ho ambito. Figlio, fate il marito. Figlio, chi t'ha ferito? Chiuda la porta, per favore. Io non posso tradire la mia coscienza. Quando un governo capace di inventare falsità a reti unificate. Trovarsi una fortuna, madre e figlio. Sì, sono pronto. Questo dovrebbe terrorizzarci. Collega, Federico sarebbe pronto. Possiamo parlare la senatrice Bonino. Solo in Italia pare. Sì. Chi pure si proclama liberale. Vai, per favore. Anche per coloro che dicono di figlio, chi t'ha ferito? Figlio, chi t'ha sbagliato? Ma scusa, ti ho detto che ti sta aspettando. Non lo siamo, non lo siete. Oggi il combinato disposto. Ti prego, cerca di non essere troppo severa con lui. È molto teso per l'esame di domani. Potrei che sia calé. Se si può mai, io ho più teatro. Ma almeno ascolta, il tuo figlio ha preparato il pianto della Madonna proprio per te. Il professor Pani. La libertà ai cittadini che è in gioco, questo dovrebbe terrorizzare innanzitutto voi
Io non posso tradire la mia coscienza. Perciò voterò contro questa legge. Voterò contro questa legge. E poi mi dimetterò da senatore. Anch'io ho vissuto una tragedia analoga a quella di Beppe Englaro. Ho perso mia moglie che amavo immensamente. E quando la sua sofferenza è diventata insopportabile, ho acconsentito e contribuito ad abbreviarne l'agonia. Mia moglie stava morendo e io che non sono credente, anzi forse proprio perché non lo sono, avrei fatto di tutto per tenerla in vita una settimana, un giorno di più. Una settimana, un giorno di più. Mia moglie invece, che era molto credente, pregava, supplicava a Dio perché la morte arrivasse il prima possibile, prima possibile. Non è paradossale. Lei mi ha chiesto di aiutarla a mettere fine alla sua sofferenza e io ho accettato di farlo. Per qualcuno questo è un atto di coraggio, per altri un atto vile, meschino, se non criminale. Per me è stato soltanto un atto d'amore per mia moglie, un atto d'amore per mia moglie, un atto d'amore per la sua libertà. Non credo nella teologia del dolore, della sofferenza. Io trovo che la sofferenza non nobilita l'uomo, lo umilia, lo spezza. Quello che è accaduto a me accade in molte famiglie italiane. In questo sta l'eccezionalità del dramma di Beppe Englaro, la sua grandezza, sì, la sua grandezza. Nell'aver voluto in questa Italia cinica e depressa, agire nel rispetto della legge. Anche se medici, amici gli avranno consigliato di risolvere la cosa in famiglia, nonostante queste amorevoli dissuasioni, mi si rifiutava, decidendo della clandestinità, compromesso. Ti sei iscritto a parlare, cosa hai in testa? Stai attento, potresti non essere più candidato. Ancora? E poi non dire che non ti ho avvertito. Stai qui a spegni la luce. Insomma, devo scomparire? T'ho avvertito. Che ti chiamo canto e preghi. Sì, è un segno. Vengo da te. Se vuoi ti raggiungo subito. No, non preoccuparti. Però chiamami quando è finito. Non resterete lì tutta la notte, spero. No. Ciao. Mamma? Infine, quando cita Papa Voitila che rispondete ai medici che gli offrivano di continuare a curarlo, disse: lasciatemi tornare alla casa del padre. Mantenere insieme. Ho detto mamma? Non la sopporto, vorrei ammazzarla. Perché alla fine parla vanno e non combina un cazzo. Io voglio la camicia di forza. Sei scappato. Sei tu il mio guardiano. Anche le badanti hanno la giornata libera. Avevamo un patto. Allora una cosa seria. Fermo! E mamma?
sei innamorato della suora? Dovresti essere contento. I cattolici assistono anche malati senza speranza come te. Mi basti tu. Me la lasciamo in pace! Ma dove vai senza di me? La nostra legge garantisce la possibilità di rifiutare ogni trattamento, anche di semplice sostegno, come le trasfusioni di sangue e la nutrizione artificiale. Abolire questo diritto sarebbe un atto molto grave. Comincio. Beh. Donna de paradiso, lo tuo figliolo è preso. Gesù Cristo beato. Come essere porria? Che non fece follia. Cristo, la spene mia. O me l'avesse pigliato. Madonna, ello è traduto. Giuda si l'ha venduto. 30 denar n'ha avuto. Fatto, ma gran mercato. Oh Pilato, non fare il figlio mio tormentare, che io te posso mostrare come a torto accusato. Crucifigge, crucifigge! Non mi ricordo. Signora. Un attimo, allora. La signora. È giunta un'agenzia, non so se vuole parlare con quello. C'è una notizia di agenzia che dice che Eluana è morta. Non mi pare che sia il modo migliore. Giuliano, che ti aveva detto? Sei fortunato e mi devi sempre ascoltare e ringraziare. Papà, andiamo a casa. I colleghi presenti in aula, Milani, conosce di diretto alla presidenza, di raccogliersi in un minuto di raccoglimento, grazie. Dai, vieni dentro. Muoviti. Subito il suo documento. Ecco. Grazie. Guardi che su non c'è nessuno. Il signore è partito. Come è partito? Un quarto d'ora fa con il fratello. Non ha lasciato qualcosa, non lo so, un messaggio. No. Scusi. Comunque, la stanza è stata pagata, se vuole salire. Se vuole riposarsi, può salire. Mi posso sedere un momento? Certo. Grazie. Prego. E in questi giorni tutti hanno assunto delle decisioni politiche. E queste decisioni politiche hanno avuto delle responsabilità. Eluana non è morta, Eluana è stata ammazzata. E per quel che ci riguarda, lo diciamo noi, non ci stiamo! È un assassino! È un assassino! Il
lontano dalla sala. Dottore, per favore. Pochissimi minuti. Subito il presidente è morta. Sì. A presiedere e ha invitato. Che ti ho detto ieri? Dove riesco a mettere? Vuoi puntare sull'arresto dell'anestesista? Ma non capite che è un assassino? La tubercolosi era in cura. Madonna. Buonanotte, signora. Buonanotte. Paola. Cosa stai leggendo? La vita di Santa Teresa. Resto io. Va bene. Togliete tutti gli specchi della casa. Anche dai bagni. In un secondo momento. Va bene. Chi è quello stronzo che mi ha rimesso al mondo? Io. Chi ti ha autorizzato? Sei mio padre? Ti chiami Pallido? Pallido. È un nome. Brutte scarpe hai. Sei uno psichiatra? No. Allora vattene. Ne ho diritto, voglio uno psichiatra. Il resto qui non mi muovo. Ma forza aiuta. Stringi le mascelle. Poveraccio. Tu non puoi farmi la lezione. Fammi delle braccia. Sei morto come me. Pieno mondo. Si vede da come parli. La rabbia. Parleresti così. T'ho scoperto, dai. Dammi questa soddisfazione. Tanto riuscirò a scoprirlo. Appena fuori mi ucciderò. Tu di qui non ti muovi. E chi sei, Luce? Fai ridere. Tu non mi fai né ridere né piangere.
Un tossico che non sa mettere tre parole in fila mi fa più compassione di te, che ti credi superiore. Ma superiore a chi? Tu non hai dignità. Sei ancora stancato di dire cazzate. Le cazzate le dici tu, rispondo alle tue. La dignità è un profumo. Sai come si chiama la clinica dove sei liberi di ammazzarsi? Dignitas. E non ti agitare. Qui comando io. Ma perché vuoi costringermi a vivere in questo mondo di merda? Sei muto? Io sono un medico e se stai male devo curarti, finito. Impedire di ammazzarti prima di tutto. Hai intenzione di passare la vita qui? Non hai una casa? Sì, ce l'ho una casa. Ma non ho nessuno che mi aspetta, posso stare qua tutta la settimana. Perché non mi hai fatto arrestare? Perché stavi male. I tossici in galera fanno una brutta fine. E tu come lo sai? Lo so. Ma allora l'avevo capito. Sono troppo intelligente. Mi guardi. Che cosa mi guardi a fare? Che cosa vedi nei miei occhi? Nel mio sguardo? Nulla. Mi fanno ridere quelli che ti guardano negli occhi. Il coraggio di guardare negli occhi. Oddio. Ma a me non me ne frega niente di vivere. Niente. Voglio solo farla finita. Però questa libertà. Tu sei libera di ammazzarti e io di non farti ammazzare. Mi sentirei un vigliacco se non facessi tutto il possibile per impedirtelo. Ma non solo perché sono un medico, è un mio dovere professionale. Ma per umanità, per semplice umanità. Non mi dai un'altra parola. Se vedi uno che si butta dalla finestra, cerchi di impedirglielo. Non ti chiedi se è giusto o sbagliato, lo fai e basta! Fammi fumare. Ma dai una sigaretta. No. E dai. Tu fumi. Sì, ma non qua dentro. E di uscire non se ne parla. Non posso fare quello che mi pare, perché poi arriva sempre uno stronzo come te che mi deve salvare. Salvare, che cosa assurda, che banalità. Vuoi curarmi? Non c'è cura. Mi sarò disintossicata 20 volte. Non sento più niente! Non sento più un cazzo di niente! Ma te lo devo spiegare io! Sono spacciata, sono morta! Ma che cazzo fai? Allora lo vedi che non è vero che non senti più niente. Io ti potrei denunciare. Fallo. La testa è a posto, e anche il corpo, come vedi. Faccio schifo. No, per niente. Lo so che faccio schifo, dai. Ma pure tu fai schifo. Questa luce di merda. Hai il tuo camice bianco. Il tuo squallido nome. Disparaît.
assassini. Maria. Finalmente rispondi. Sono due giorni che ti cerco. Sì, scusami, veramente, scusami. Mi dispiace per Eluana. Mi dispiace per te, per Eluana, capisci? Dove sei? Ma sono a Udine, in stazione. Adesso prendo il treno e torno a casa. Dove sei? In stazione, a Udine, te l'ho detto. Ti vengo a prendere. No, 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 papà, davvero. Prendo il treno e ci vediamo a casa. Vabbè, ciao. 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 Ci fai qua? Maria, ti devo parlare. Sentiamoci. Papà, io ti devo parlare. Ti ricordi quando la mamma ha ricevuto i sacramenti e tu mi hai accompagnato alla porta e mi hai chiuso fuori? Io a un certo punto non ho resistito. Ho socchiuso la porta, ho guardato dentro. E ero così arrabbiata con te che... Io ho immaginato che tu la stessi soffocando. E poi, ieri o oggi, stamattina, non lo so quando, ma non importa quando, ma ho capito, ho visto che tu in realtà l'abbracciavi. L'amore, papà, cambia il modo di vedere. Non è vero che è cieca, anzi. Ti sei innamorata? Sì. Ma tu che mi volevi dire? Io? Mi sono dimesso da senatore. Non l'ho fatto ancora, ma lo farò. Perché appena sono entrato nell'aula del Senato per fare la mia dichiarazione contro la legge e dire che mi sarei dimesso, è arrivata la notizia della morte di Eluana. Ma dico, ci può essere più sfortunato. Avevo preparato un discorso, un intervento, magari politicamente non era... Lo posso leggere? Ma sincero. C'è bisogno che lo leggi adesso, leggi a casa, eh, Maria? Maria!